Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube e oggi vi parlerò del Thursday Flipping, che è chiaramente in lingua inglese, che non significa altro che flip del giovedì. Flip nel gergo del trading in FIFA Ultimate Team, quindi della compravendita, significa semplicemente l'acquistare determinate card per un determinato motivo ad un prezzo più basso, cioè a un prezzo che si trova attualmente sul mercato, per poi rivenderle in seguito nei prossimi giorni, semplicemente listandoli a prezzi maggiorati in attesa del motivo per il quale siamo andati ad acquistarle. Quello che vedete qua è un semplice esempio, cioè l'immagine che vedete al mio fianco è un esempio, non vuol dire che dovete né comprare Nainggolan, né Donnarumma, né Grimaldo, eccetera. Sono semplicemente esempi di flip che io ho fatto settimana scorsa. Ho riportato queste immagini semplicemente per farvi capire il funzionamento di questo flipping e per farvi diventare indipendenti da questo lato per questa tipologia di investimenti. Vi cambio le immagini qua di fianco a me e vi mostro tante altre card che ho flippato nella settimana scorsa. Come funziona questo flipping? Il discorso è semplice. Come ben sappiamo, alla fine del weekend, quindi tra domenica pomeriggio, domenica sera e lunedì mattina, molti utenti tendono a vendere la propria squadra utilizzata in weekend league. Il motivo non lo so, non è ben chiaro, però effettivamente, cioè, nel senso, non mi sa una cosa normale, però effettivamente questo accade. Per cui i prezzi delle card in meta, le card in meta non sono altro che le card più usate in Weekend League e in Division Rivals, tendono ad avere un ribasso di prezzo. Poi il ribasso può essere più o meno alto a seconda della settimana. Ad esempio, questa settimana c'è stato un ribasso notevole a causa del rilascio del Team of the Tournament, quindi della squadra dedicata alla Champions League. E effettivamente molte di queste card hanno avuto un ribasso notevole rispetto al prezzo di mercato che avevano durante il weekend o nella settimana precedente. Come vedete, qui nell'immagine, sono tutti giocatori fra i più usati in Weekend League. Vedi Griezmann, vedi Aguero, vedi Sterling, vedi Marcelo, Robertson, Lenglet, Bale, Dybala, eccetera, eccetera. Per cui il flipping del giovedì funziona in questo modo, sta nell'acquistare determinate card. Come queste, quindi tutti i giocatori più usati in Weekend League, che chiaramente non una card come Haaland, non una card come Martial, bensì le card che hanno un prezzo elevato perché sono card forti, ok? Quindi sono le card in meta che generalmente possono costare 30, 40, 50, 60, 100k, 200k, eccetera, eccetera. Lo stesso discorso, a maggior ragione, vale per i vecchi IF, quindi giocatori IF dei Team of the Week precedenti. Come avete visto prima c'era Ndidi, c'era Delaney, c'era Grimaldo e altro ancora. Chiaro che sono investimenti dedicati a chi ha un budget importante, non a chi ha 100, 200, 300 mila crediti, perché ha poco senso andare a comprarsi una, due carte o tre o quattro copie di alcune card. Una volta acquistate queste card, che generalmente consiglio di acquistarle in copia singola, si vanno a tenere in club fino al giovedì. Perché il giovedì? Perché il giovedì escono i premi della Weekend League. Sappiamo che durante la consegna dei premi della Weekend League c'è un calo, un ribasso dei prezzi delle card che si trovano nei pacchetti. A maggior ragione, una carta IF di un Team of the Week precedente non può subire cali perché non è più nei pacchetti. Una card molto usata difficilmente subisce ribassi, semplicemente perché contestualmente alle vendite di chi trova quella card c'è chi ne acquista, anzi il numero di acquisti è superiore al numero di vendite. Ciò porta una carta ad avere un rialzo di prezzo al seguito della consegna dei premi. Quindi infatti generalmente queste card le andiamo a vendere fra il giovedì pomeriggio e il venerdì pomeriggio. In questo caso possiamo vedere tutte le mie vendite effettuate il venerdì pomeriggio, nonostante ci fosse stato l'annuncio dell'arrivo del Team of the Tournament. Considerate che se non c'è in arrivo un evento stratosferico, il venerdì sarebbe il giorno migliore per vendere. Quando invece siamo a conoscenza della possibilità dell'arrivo di un evento molto grosso, molto interessante, che causa un panic selling, e il panic selling è sono le vendite che possiamo vedere anche adesso a causa dell'annuncio di Messi Potm, no? Che molti vendono le proprie card pensando di poter andare a completare l'SBC di Messi, quando invece secondo me avrà un prezzo talmente alto che in pochissimi potranno andare a permettersi. E per cui una volta che si accorgono di questa cosa qua, tornano a ricomprare quelle card che avevano venduto in precedenza. Questo
Un esempio palese di questi flipping è solitamente l'Englée, di cui fra l'altro ve ne ho parlato su Instagram. Vi ricordo il mio profilo Instagram, si chiama food18italia-trading, dove trovate tanti consigli di compravendita. E questa settimana vi ho parlato, martedì se ma anzi lunedì sera, vi ho parlato del flipping dedicato ad Alexandro, l'Englée e mi pare Varane o Fabinho, non mi ricordo bene adesso nello specifico. E sono giocatori che spesso e volentieri subiscono un andamento al ribasso a fine del weekend per rialzarsi all'inizio della weekend league. Vi ripeto una cosa molto importante, che spesso alcune persone mi chiedono: ah, ho questi K, mi consigli qualcuno per fare flipping? Cioè, secondo me non funziona così, nel senso che l'obiettivo è capire il funzionamento del flipping, in questo caso del giovedì, ok? Che flip sta semplicemente nel acquistare una card oggi, magari a 20K, e venderla domani o dopodomani a 25, per esempio, può essere 23, può essere 24. È chiaro che non si può neanche sapere a quanto ammonterà il profitto, perché in alcuni casi, come ad esempio Fabinho settimana scorsa, il profitto è stato addirittura 5-6 mila crediti a card, o magari Marcelo, dove abbiamo appena guadagnato 500 crediti. Ok? Ed è importante sapere quando rivendere queste card, cioè vale a dire fra giovedì pomeriggio e venerdì pomeriggio, perché ad esempio settimana scorsa io consigliavo i giocatori come l'Englée, come Marcelo di cui avevamo parlato, e Marcelo ha acquistato intorno ai 14,5-15, venerdì pomeriggio arrivò ai 16. Io vi avevo parlato di rivendere entro le ore 18:30 perché sapevo e sapevamo che sarebbe uscito il Team of the Tournament. Il Team of the Tournament è uscito e nonostante la Weekend League, Marcelo ha perso 3.000 crediti. Quindi molti utenti commentavano: ah, ma cazzo, adesso costa 13, cosa faccio? Ragazzi, bisogna seguire bene le tempistiche, sono veramente, veramente importanti in questo caso. Quindi il flip del giovedì funziona in questo modo, funziona bene, funziona generalmente per tutto l'anno e è più rischioso solo quando siamo in prossimità di un grande, grande, grande evento, come magari può essere Black Friday, come magari può essere il Food Birthday, come può essere l'arrivo del Team of the Season o del Team of the Year. Detto ciò, giocatori ne avete visti una miriade, quindi controllate l'andamento dei prezzi delle card il weekend scorso, nella weekend league scorsa, nella settimana che andamento hanno avuto fra giovedì e scusate, fra domenica e lunedì. Quello è il momento migliore per acquistarle, probabilmente la domenica sera, e andarle a rivendere giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio massimo. Questa settimana ci siamo buttati su Fabinho, Varane, Lenglet e compagnia bella. Sono già in rialzo di qualche K e sappiamo che andranno rivenduti probabilmente entro giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio perché, essendo che giovedì sera potrebbe esserci l'annuncio dell'arrivo del FUTMAS in FIFA Ultimate Team, potrebbe esserci, diciamo, una sorta di panic selling, cioè nel senso che le card, anziché alzarsi, si stabilizzino per le successive 24 ore. Per questo motivo, i flip di questa settimana consiglio di venderli giovedì pomeriggio, quando gli utenti ricevono crediti dai premi e li usano per fare un upgrade della squadra in vista della Weekend League. Detto questo, sappiamo che adesso, oggi è martedì, inizia la Champions, stasera escono gli incontri principali. Per chi vedesse il video a partire da stasera o domattina, non c'è nessun problema perché è semplicemente una guida sul come funziona il flip del giovedì e come ripeterlo autonomamente ogni settimana senza l'ausilio dei miei consigli. Chiaro che mi fa piacere che mi seguiate comunque nei video giornalieri, settimanali e nei miei consigli su Instagram. Vi ricordo di seguirmi food18italia-trading. Vi invito a mettere un like al video e a iscrivervi al canale YouTube se il mio video vi è piaciuto e se lo reputate utile. E vi ricordo inoltre che nella giornata di domani vi porterò un video, quindi nella giornata di mercoledì 11, un video importante, alcuni post Instagram importanti dedicati ai nuovi investimenti in vista del FUTMAS, perché sarà un evento che ci porterà probabilmente a fare tanti altri bei crediti e tanti altri profitti, ragazzi. Grazie per l'ascolto e la visione, accendete la campanellina qua sotto per non perdere le notifiche sui nuovi video sul mio canale YouTube, iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram e in link in descrizione trovate tutti i social, ragazzi. Ciao e grazie.